Don Giorgio, settimana scorsa sono stati ordinati sacerdoti 15 nuovi seminaristi e 15 sono pochi, sono tanti. Tu come la vedi questa nuova generazione, queste vocazioni? Come mai c'è una decrescita rispetto a prima, al passato? Cosa sta succedendo secondo te? Beh, ti riferisci alla diocesi milanese, quindi 15 nuovi sacerdoti. Certo che sono vecchi, non è di quest'anno, perché è un po' degli ultimi tempi che non è che ci siano tanti giovani, no, che vengono ordinati sacerdoti, anche perché naturalmente non sono tanti quelli che entrano, diciamo così, nel seminario. E qui sarebbe un lungo discorso, no? Ecco, il seminario è un periodo di formazione, perché poi si diventi, diciamo così, sacerdote. E nei tempi, vabbè, si entrava da ragazzo in seminario, io sono entrato in prima media, no? Già uno dei pochi che senza la veste, perché prima si entrava in seminario già con, poi c'era il rito della vestizione, cioè in prima media. Io sono stato, cioè la veste, il rito, ecco, l'ho avuto al terza media, mi pare. Vabbè, quello che è. È chiaro che cambia tante cose. Beh, allora c'era un mucchio anche di ragazzi che non lo so poi con quale criterio venivano attratti, no, per entrare in seminario. Ecco, vabbè, magari il parroco che vedeva un ragazzino bravo e diceva: ma vuoi fare magari il prete? Ecco, comincia a entrare. Poi c'era un altro discorso che purtroppo, no, il seminario era visto anche come un ambiente, diciamo, scolastico serio. Ora, e poi non, i ragazzi allora, soprattutto anche prima, non potevano frequentare le medie, no, fuori, per cui anche i genitori, insomma, avevano un po' questo secondo scopo: beh, entra al seminario e poi si vedrà, tanto studia, no? Tanto studia e ha una buona formazione culturale. E vabbè, tante cose messe insieme. Però non c'erano le attrattive di oggi, è chiaro, no? Ecco. Poi col tempo, a poco, già poi quando io frequentavo in teologia, sono entrati non so quanti, ma forse 7-8, forse anche di più, una decina, di giovani che erano già, avevano già il diploma, o addirittura erano laureati, adesso non mi ricordo, per cui saltavano tutto, no, con gli anni del seminario che io ho dovuto frequentare. Però diciamo subito una cosa, che questi anni, no, gli anni in cui, che ho vissuto io, no, anche da ragazzo, eccetera, eccetera, a parte la scuola, la serietà dell'insegnamento, era poi, ci si educava al senso del dovere, no? Esatto. Nel senso, io, insomma, ecco, il senso del dovere, perché c'erano delle norme da rispettare, ancora i tempi della regola di San Carlo, eccetera, eccetera, però si formava. Ora, questi qui che entravano tardi, no, miei compagni, poi siamo stati ordinati insieme, e non avevano proprio questa educazione, diciamo, vabbè, o a parte anche l'educazione, diciamo, cioè, vabbè, si doveva studiare tanti anni il latino e il greco, se no allora c'era ancora la messa in latino, no? Come puoi entrare in seminario senza sapere il latino? Però succedeva anche questo. Vabbè. Allora, poi col tempo i tempi cambiano e allora le vocazioni dove nascevano? Nella comunità cristiana, cioè c'era ancora comunità, cioè diciamo che il 90% andava in chiesa, no? Brave famiglie, genitori, insomma, no? Che inculcavano ancora questi principi religiosi ai ragazzi, ai bambini, educavano, vabbè. Quindi il substrato c'era, no? Per cui poteva nascere, no, una vocazione, diciamo così, usando un po' i termini, ecco. E oggi come si può pretendere che
diciamo, un giovane, no? Ecco, esca un giovane che con l'idea, no, di diventare prete, da queste, diciamo, da queste basi che non sappiamo più se sono laiche, se sono religiose, poi con tutto quello che noi vediamo, no? Ormai mancano anche i principi di tutto. Certo, può capitare, capita, no? Che un giovane, proprio anche per questo, per reagire, non lo so, perché si sente portato di più, no? Ecco, a dare più anima a questa società, e dice, beh, scelgo di diventare prete, sono stati anche preti, no? E non soltanto giovani che hanno lasciato tutto, anche una carriera, e anche, mi ricordo, qualche sportivo che poteva fare una bella carriera, eccetera, ha lasciato tutto e per diventare prete. Il problema non è semplice, anche perché poi la società cambia e se già allora, più o meno, no? Ecco, si pensava, si discuteva, ma che ruolo ha il sacerdote? Deve fare tutto lui? Oppure dobbiamo già educare i laici, no? A prendere, non dico in mano una parrocchia, però a collaborare, a prendersi delle responsabilità. Mi ricordo, insomma, una lettera di Don Mazzolari che era scritta, mi pare, nel 1920 o 30, più del, vabbè, sulla maturità dei laici, no? Perché? Perché il curato, il parroco faceva tutto. Si aveva intorno qualche collaboratore, però il parroco era lui, no? Decideva lui. E aveva in mano un po' tutto lui, e lì si è cominciato a dire, ma è giusto, non è giusto, no? Però quello che io non ho mai sopportato è che quando ti trovi in caso di necessità, allora vai a prendere i laici e dici, però tocca anche voi, né? E, no, non è questo, non è perché si ha bisogno di loro, è perché già c'è, come si parla anche, no? Si dice in teologia, i teologi sostengono, c'è la maturità, no, anche laicale, no? La vocazione laicale ad essere parte di una chiesa viva, no? Ecco. Quindi c'è tutto questo problema. È chiaro che anche qui, caso di necessità, adesso che i preti sono pochi, perché la vocazione sono poche, per esempio lo stadiocesi mi pare che abbia 1000, non vorrei sbagliare, sono più di 1000 i preti, no? Quindi le parrocchie sono tante, mica li hanno accorpate nelle comunità pastorali, no? Quindi c'è un parroco solo, ma lo che in mano 3-4 parrocchie, però ci sono anche altri preti giovani che collaborano. E cosa facciamo? Questo è il problema, questo è un discorso. Però anche qua, qual è la funzione oggi? La funzione, diciamo così, qual è il compito oggi di un sacerdote? Ha in mano una parrocchia? Ha delle responsabilità? Io in un articolo che anche tu hai letto, no? E non dico me la son presa, però ho come indirizzato una lettera a questi preti novelli, preti giovani di quest'anno, che sono 15 nella diocesi milanese, dicendo fedeltà assoluta al vostro posto di lavoro. Noi, di una volta, no? Quei tempi, penso anche i parroci, che erano inamovibili, cioè uno diventava parroco e rimaneva sempre lì fino alla morte in quella parrocchia. Quindi fedeltà assoluta al proprio posto di lavoro, anche secondo quel concetto che era un po' presente nella gente. Quando un prete, come adesso, no, nei tempi, quando ero prete giovane, capitava che un parroco dopo 3-4 anni veniva cambiato, uno mi ha detto, ma voi sposate la parrocchia o che cosa siete, no? Perché se voi sposate la parrocchia dovete sempre rimanere, no? Ecco, è come se fosse la vostra sposa. Ma il concetto che era presente. Poi è subentrato l'idea, no? L'idea, vabbè, che ogni 10 anni il parco dovrebbe cambiare, bene o male, non lo so. Però questo concetto della fedeltà al posto è venuto a mancare. Tu sei parroco oppure sei anche prete che dà una mano,
Una volta dicevano il coadiutore, no? Perché aiutavo il parroco. Oggi si dice con responsabilità, mi pare pastorale, quello che è, cambi nome, La ma quello che è, sostanza è sempre la sostanza è sempre stessa. quello, no? E se tu hai questa comunità, ma perché non sei fedele al tuo posto, diciamo, di lavoro, no? Sei di qua, sei di là, prendi altre responsabilità, la gente dice ma il prete che mai, il prete non c'è mai, magari telefono perché però non mi risponde mai, e dov'è Sì. lei? È sempre in giro. Ecco, io non sto dicendo che un prete oggi va in giro chissà per che cosa, magari anche perché fa del bene, no? Però la prima cosa è il dovere e la fedeltà assoluta al proprio posto di lavoro. Guarda, su questo tuo, ma lo vedo anche come tu ti dedichi proprio al tuo lavoro, che è una cosa impressionante. Penso che tu batti 10 a 0 anche battuti a partire dai giovani, che dovrebbero avere energia che schizza alle stelle. E proprio questa fedeltà e questo amore proprio disinteressato. Quindi un amore senza perché, completamente gratuito a ciò che fai e che hai sempre fatto, e è questa là quello che manca, che non, e poi il fatto veramente di esserci, di essere presente, di non continuare a zampillare di qua da una parte all'altra, ma esserci. La gente capisce perché sa che c'è una figura sulla quale può contare, cosa che invece oggi E tu hai manca. parlato anche di gratuità, attenzione, perché proprio perché uno è fedelissimo alla propria comunità, certe volte proprio lo fa con gratuità perché non c'è nessuna compensazione, cioè nessuna anche soddisfazione. Allora, faccio l'esempio. Ai miei tempi, no, alla domenica il prete giovane, perché parroco è chiaro, no, io ho anche una certa età, come si fa? A meno che era da solo, e vabbè. Però il suo compito era l'oratorio, i ragazzi. Quindi domenica pomeriggio c'era l'oratorio, era aperto, no? E il prete era lì, era lì. Con una grande fe guai, ma com'è? Questa domenica non c'è il prete, come mai? La gente diceva, allora non sta bene, no? Quindi assolutamente era presente. Io vedo negli ultimi tempi, ma parlo anche ormai, è da parecchi anni, che la domenica i preti non ci sono più, quelli giovani. Ma dov'è il prete giovane, giovane per modo di dire, magari però ha una responsabilità in oratorio. E ha preso un gruppetto e va a trovare gli ammalati, va negli ospedali, va nelle prigioni. Io mi sono detto, e qui una soddisfazione c'è, oh, come sono contento in qui perché sono andato. Ma tu, se rimani lì con i ragazzi, queste soddisfazioni certe volte non le hai, perché è dura, è dura. Ma è Sì. questo il vero concetto. Gratuità assoluta vuol dire rinunciare anche alle soddisfazioni personali, di dire ah, a me piace fare questo, a me piace andare nelle carceri, a me piace andare a organizzare questa cosa di qui e di là. Porto un gruppetto, il famoso gruppetto che fa magari in 3 o 4 o 5 o 6 sempre quelli. Ecco, è questo che manca oggi. Viene a mancare proprio questo concetto della fedeltà al proprio posto di lavoro. E io mi ricordo. Mi ricordo che insomma, il primo, possiamo dire, il primo cardinale, quando ero piccolo, era Cardinale Schuster, che era un benedettino, no, non sapeva neanche com'erano gli oratori, però dopo aveva visto, no, quando è venuto l'arcivescovo di Milano. E lui diceva, io non ordino, io non consacro prete un giovane che non ama l'oratorio. Se non ama l'oratorio vuol dire che non può essere prete diocesano e non lo ordinavo. Cavolo. Allora, se un cardinale, che era un benedettino, no, aveva inculcato questo concetto che una diocesi, che poi la nostra è famosa per gli oratori,
se non avesse questo amore, no? Per i ragazzi, rimanere lì, eccetera, eccetera, allora è inutile che tu. No, e fa un'altra cosa, fa il missionario e diventa religioso e camigliano e quello che vuoi. Ma prete diocesano, per vocazione, il prete diocesano deve amare i ragazzi, l'oratorio. Poi chiaro, col tempo, no? Poi si diventa parroci, poi si diventa eccetera, eccetera, no? È questo che manca oggi. Come puoi dire, no, ma io sono impegnato in tante cose, tu sei impegnato in tante cose, e poi non ti, possiamo dire, non ti attacchi a nessuna con quell'amore, no, che deve essere un amore veramente, no, di fedeltà al proprio posto. No, è questo che non lo so, una volta io ho risposto male a un vicario episcopale quando ero a Sesta. Un po' la malattia che avevo, che io, no, forse li stressavo troppo, perché avevo un problema, telefonavo, mandavo un messaggio, andavo dal mio superiore, che anche loro era vicario, diciamo così, oggi si chiamano i vicari episcopali della zona, no? Ho detto, ma questa roba qui, questa roba qua, come mai lei? E uno mi ha risposto, io ho mica da pensare soltanto a te. Sai qual è stata la mia risposta? Lei ha furia di pensare a tutti e pensa a nessuno. Lei, l'ho detto e l'ho ripetuto, lei ha furia di dire penso tante cose, cioè sì, mica soltanto te, ma tu lo dici a tutti questi, a tutti i preti, per cui tu non pensi a niente. Cominci a pensare, no? A me per esempio, oppure poi agli, perché lei è una scusa per fregarsene di tutto, no? Ma cavoli! Dico, se tu sei un responsabile della zona e devi continuamente essere vicino ai tuoi preti. E del resto poi in grande è chiaro, no? Anche un vescovo, beh, chiaro, un vescovo di Milano c'ha 1000 preti e conto. È un po' diverso da un vescovo, non so, del sud, che ha in mano una diocesi che è piccola, no? E allora è più facile magari essere vicino alle parrocchie. Ma cosa vuol dire? Ma questa è un'altra scusa. Se devo dire che il mio vescovo di oggi è vicino ai suoi preti, io direi una bugia. Non è vicino ai suoi preti, è sempre in giro. A far che cosa? Non lo so. Ma un vescovo, secondo te un vescovo, che cosa deve tener conto soprattutto? A che cosa ci deve tenere? Ai suoi preti. Sono loro che poi... È stata una battuta, no? Così mi hanno riferito, del cardinale Martini, il quale avrebbe detto, anche se io sono via, non mi preoccupo perché la diocesi andrebbe bene con tutti i preti bravi che io ho, farebbero funzionare, nonostante che io... Beh, è questo! Ma se i preti non funzionano, tu sei anche sempre in diocesi, perché se di chi sei da là vuol dire qualcosa non funziona. Ma infatti c'è un totale svuotamento e comunque anche credo che sia proprio la mancanza di figure proprio serie, spirituali, e che possano educare a questa spiritualità, ma che non è più morale, cioè non è quella, come si può chiamare, religiosa, o deve essere qualcosa che va oltre, che sempre più nel profondo, che non guardare solo la superficie, ma entrare proprio dentro anche gli insegnamenti evangelici e fare e formare persone mistiche, persone più legate al... Sì, ma il problema è questo, che la comunità, te l'ho spiegato prima, oggi la comunità è allo sfascio, lasciamo stare quella sociale e politica, no, che siamo, ma anche la comunità religiosa, sì. Intendo dire, le comunità cristiane. Per cui, come possiamo poi pretendere che un ragazzo sia stimolato? Certo. Io quando, è ridicolo, ero a Sesto, non è perché faccio questi esempi così, ma perché voglio essere concreto.
Avevo fatto un doposcuola, avevo lì tanti bambini, allora come si chiama, gli esteri comunitari non esistevano in questo senso, non ne ho mai visto uno perché non c'era ancora, non era iniziato il fenomeno, no? Ma c'erano i meridionali, i bambini perché venivano su con le famiglie, eccetera, eccetera. E ho letto di bambini meridionali, i quali non sapevo neanche com'era la chiesa, com'era la messa, così. Allora, quando chiedevo, tu da grande cosa vuoi fare? Quella che fai tu adesso. Io rimanevo colpito, ma sai cosa vuol dire? Sì, no, no, quello che fai tu perché mi piace, perché tu sei vicino a noi, no? Quindi cadevo il concetto di dire un prete qui, là, su e giù, però uno che era lì con loro. Quello che vuoi tu lo vorrei fare anch'io. E vuol dire l'esempio, no? Che conta Chiaro, molto, no? sì. E tanti dicevano voglio fare il prete perché il mio parroco è Perché così. ti avevano di E riferimento, eh c'era sì. Esatto, già questo è uno stimolo, già un esempio, no? ma Ma come? oggi anche qui è un Esatto. problema. Come mai? Ma Come come, mai? esatto, ma come quando uno va a scuola, all'università, ha un professore talmente valido è che comunque lo ispira, e diciamo vuole fare poi il Chiaro, professore chiaro. perché vuole trasmettere anche lui lo stesso messaggio, lo stesso amore, la stessa passione, perché comunque il distacco di cui noi parliamo tanto, che prendiamo dai mistici speculativi, però ha dentro, Chiaro, è chiaro. passione, amore e Ma distacco, il problema quindi. poi è un altro, cioè un altro, è anche un altro, cioè allarghiamo un po' il discorso, anche il seminario come educa oggi. Allora, insomma, sono entrato in prima media, c'era tutta la trafila, anni le medie, poi c'era il ginnasio, c'era il liceo perché c'erano queste distinzioni e poi c'era la teologia, no? Quindi diversi professori molto bravi, educatori, padri spirituali, adesso è da ridere, ma è da ridere, parlano di psicologi Eh da sì. mettere a fiancare a un prete giovane, Qua è ma come veramente psicologo? Noi avevamo il drammatico. più grande psicologo che è il padre spirituale, e ne ho avuto di in gamba padre Bai, no? Ferdinand, che tutti, almeno per fama, lo sanno ancora oggi, no? Padre Zanoni. Padri spirituali che veramente erano guide, no? Poi esempi, poi punti di riferimento, grandi professori, beh, male qualcuno un po' di meno, ma grandi professori, no? Questi punti di riferimento noi li avevamo, no? Oggi si mira che cos'è? Che cos'è? E poi a un certo punto, quando c'è stato il fenomeno dei movimenti ecclesiali, tu sai che cosa sono i movimenti ecclesiali, no? E pensi ai Focolarini, e pensi a CL, Comunione e Liberazione, e lì c'è stato un po' di sbandamento e dire, ma possiamo prendere un ragazzo, un giovane, perché si entrava già in quei tempi un po', anche magari già con una certa formazione, che è un CLino? No. Perché? Perché i cielini sono dentro in un movimento che non fa parte della spiritualità diocesana. E io sostenevo questa cosa, come sostengo oggi. Perché il movimento non può essere la spiritualità diocesana, è un qualche cosa di diverso dalla spiritualità di un movimento. Ma tu trasmetti E tantissimo quello è il questa cosa. problema vero. Perché? Perché capita, adesso può immaginarsi, negli ultimi tempi, c'è un parroco cellino qua alla Ghiamai, perché è sempre a seguire il suo movimento. Dove c'è una riunione del mento e là. Non è così! Puoi educare soprattutto i ragazzi secondo una mentalità cellina, una mentalità focolarina. È sbagliato! L'oratorio ha una sua apertura. È di tutti, nel senso che io non devo dire i ragazzi perché appartengono a un movimento, beh, magari già da bambini, insomma, quello che è, no? No, il prete è il prete di tutti, con un'apertura mentale grande. È chiaro che poi devi educare ai valori E interiori, questo. che non fanno parte di un movimento a sé stante, no?
Per cui questo è un altro, poi adesso io non lo so perché non sono più dentro in queste cose, ormai si è perso tutto, anche perché quando c'è bisogno si prende di tutto. E questa è una cosa spaventosa, e questo è il rischio di oggi. Ai miei tempi, io dico, in primo medio siamo entrati in 200 tutti, perché c'era il seminario di San Pietro, il seminario di Marnago e diverse classi, no? Mi pare che eravamo in 200. Di questi 200 saranno arrivati una ventina, poi entravano altri nel frattempo, no? Dove siamo stati ordinati sacerdoti eravamo una sessantina. Ma tanti uscivano, tanti se ne andavano perché magari capivano che non era... che non era, no, ecco, la loro strada, no. Ma cosa succedeva? Bastava poco. Io ho rischiato anch'io. Se un giorno magari hai dimenticato il cappello, no, che allora c'erano diversi nomi, no, da viaggio, no, viaggio, ah, tu non hai il segno di vocazione, a casa, per forza che ne era troppo. Ti spedivano a casa per un motivo, certe però volte stupido. Oggi ma tengono tutti, anche se ne conviene tutti i colori, perché hanno bisogno. Questo è il problema di oggi, veramente, sì. Che dovrebbe far riflettere, sì. No? Allora, meglio pochi che buoni, sì, meglio pochi che buoni, ma poi il problema te lo poni, no? Pochi preti si aperti. Il problema è che però tengono tutti quelli che fanno comodo a loro, però si lurano quelli veramente poi, che valgono, che hanno un pensiero. Siamo già pochi, sono già pochi. Mettiamo una quindicina, succede che uno lo mandano a Roma, uno deve studiare, deve diventare professore, in 15 rimangono in 7-8 che entrano nelle parrocchie, ma te ne rendi conto? Ma te ne rendi conto? Poi succede che uno non mandato a Roma perché deve studiare, perché lui si deve specializzare, com'è? A lui c'è FEM, ma tienili tutti in parrocchia, no? E poi magari se c'è bisogno, oppure se ne cresce qualcuno, allora, ma io dico, ma è il contrario, ma non è che dico, a un certo punto bisogna pensare alle esigenze, no, di una chiesa, e vabbè, se ferma allora, no, e questo è un problema, ma ce ne sono tanti di problemi, dobbiamo partire anche da come vengono educati questi giovani, perché sono giovani, in seminario, e secondo me qualche dubbio ce l'ho, no, perché non lo so, non è più come non lo prima. So, non vengono inculcati ma certi valori, sì. E a parte poi, vabbè, la teologia, possiamo dire la materia, no, da studiare, va bene, quello che è, ma tu parli di mistica, ma quando Vannini è venuto a tenere una conferenza a Merate, no? E mi ha chiesto, ma in seminario mi insegnavano, intendo dire, no, come si insegna una eresia, come si insegna una dottrina nel tempo della Chiesa, anche io la parola mistica non l'ho mai sentita in seminario, mai. La parola mistica l'ho sentita deformata, magari così, per caso, il misticismo, per dire ma aveva anche le fiore del mondo, uno che ha la visione. Sì, perché poi ha assunto queste varie forme che... La parola mistica intesa come medievale, esatto. Come speculativa, l'ho letta che è riservatezza. Avevo anche 75 anni perché... E mi hanno, diciamo così, no, rimosso da mi hanno tolto la parrocchia Monte, e lì da solo ho cominciato a leggere, mica leggi, per caso ho letto un libro e lì mi si è aperto un mondo, ma è lì che mi è nato, no, questa scoperta, ma io te rendi conto che, vabbè, però chiedo a un giovane oggi che cos'è la mistica, secondo ma me non lo sa, o comunque la sa forse proprio errato, perché ormai questa parola ha preso delle vie che la portano fuori dal vero senso originario. Ad ogni modo, Don Giorgio, se uno legge i tuoi scritti passati,
C'è sempre stato dentro, tu parli Chiaro. molto spesso di essere, del fatto di rientrare in se stesso, già allora, quindi comunque in ogni caso ciò che spaventa è il fatto di cambiare mentalità, proprio come diceva Cristo, anche a livello proprio religioso, di chiesa, è questo il passo che Però ti manca. immagini, io la domanda me la faccio sempre, ti immagini se avessi scoperto questo, diciamo, Ah, no, prima, questa, eh sì. prima, quando ero prete giovane, avrei educato anche i ragazzi, la gente, in un modo, adesso va bene, quando predico il mondo è quello che è, cioè per me il mondo della mistica è, no, e quindi si insiste su certi, no, entrare in te, dentro di te, c'è questo mondo misterioso che è di Dio, eccetera, no? Che poi si rivoluzioni anche la religione, che il cristianesimo non è una religione, invece mi ha sempre insegnato che il cristianesimo era una religione, no? Quindi puoi immaginare. Ma se io avessi, no, scoperto, oppure mi avessero aiutato, chiaro, no? Perché io da solo magari non ce l'avrei fatta, anche perché No, quando sei perché prete giovane comunque. non hai tempo di leggere niente, no? Però dico, come avrei educato? E magari, insomma, no? E avrei già creato nella gente una mentalità diversa, A no? parte che E secondo me invece l'hai comunque fatto oggi. anche non avendo letto certi Sì, libri. però l'avrei Forse fatta di più, l'avresti fatto ancora di più, però ciò che cioè, è stato questo. comunque una grazia chi ti ha incontrato, dove sei stato, perché hai sempre lasciato un segno. E è vero, perché via tu è crollato sempre tutto. Via tu da monte è crollato sì monte, si è richiuso in se stesso, ma vediamo anche che una chiesa che comunque ha perso e perde sempre più fedeli, perché ogni tanto quando comunque vado in giro con i nostri lavori, noto e vedo che c'è una molta diffidenza e è difficile oggi. Ecco, concludendo, perché se no tiriamo troppo Eh per le sì. lunghe, io direi due sono le cose fondamentali per me, no? Che vorrei dire a questa diocesi a cui nonostante tutto appartengo, no? Anche se ai Qui margini, hai un amore ecco. che è sproporzionato. Allora, due cose. Prima, fedeltà al proprio posto di lavoro. Bisogna, ecco, come una sposa o uno sposo ama la sposa, eccetera, eccetera, no? E Ma così noi dobbiamo quasi sposare, amare, intendo dire, proprio il proprio posto di lavoro, la propria comunità. E la seconda cosa bisogna dal fuori entrare dentro. Noi dobbiamo far capire alla gente che non è rimanendo fuori, cioè in un ritualismo, in un sacramentalismo, in una religione, chi ha questo far pregare in una maniera, e qui è tutto un discorso che si apre, eccetera, eccetera, no? Tutto all'esterno. E la gente deve recuperare ciò che ha dentro. E questo manca. Questo manca perché mancano i superiori. Io ho mai sentito una volta il Papa o il Vescovo che abbiamo qui a Milano parlare no, di interiorità, dovete entrare dentro di voi, che avete, no, eccetera, 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 eccetera. No, neppure sanno, no, preti giovani, non parliamone poi anche, che noi siamo tridimensionali, siamo fatti di corpo, di psiche o di anima e di spirito. E di La spirito. realtà più Oggi il fatto già, importante. guarda, il fatto già, e concludo, che mettono accanto a un prete giovane, soprattutto uno psicologo, È grave. sostituendolo con un padre spirituale, vuol dire che hanno tradito lo spirito e danno più valore alla psiche. E questa è la cosa più grave, più, veramente più, non so come chiamarlo, no? Allucinante, Allucinante, drammatica. che possa, per un prete, no? È l'interiorità, è lo spirito che conta. Tu mi hai tolto quasi il padre spirituale, l'hai sostituito con un psicologo, vuol dire che ci credi, no? Che noi siamo fatti di Di solo due due dimensioni. dimensioni, la psiche o l'anima, chiamiamola così, e il corpo. Ma lo spirito dov'è? Ma questi preti giovani sanno che cos'è lo spirito? Quello che ha È donato quello, Cristo, mentre che è morivo dentro sulla di noi, croce, è ci ha dentro donato di lo noi. spirito, no? Sì.
qui è veramente una cosa mostruosa, mostruosa, e non paratene più di psicologi. Casomai recuperate la figura del padre spirituale, la parola spirituale. C'è un libro, no, scritto da Sant'Agostino, che parla del maestro interiore. Interiore, non parla mica del non maestro psicologico, però, no, ecco, dello psicologo. Ma dove stiamo andando? E tu, vescovo, che cosa stai facendo? Ma ti rendi conto che sei fuori strada? Se non capisci queste cose. E poi subiamo le tue prediche, che sono veramente qualche cosa di spaventoso. Non sappiamo più a che cosa aggrapparci quando tu parli. Chiudiamo. Chiudiamo.